Marica Cirone Di Marco, Presidente Commissione Vigilanza della Biblioteca all'Assemblea regionale e all'interno di Sala degli Armigeri nella giornata di celebrazione contro la violenza sulle donne. L'Assemblea regionale e le donne dell'Assemblea regionale hanno voluto dare un significato con una vetrina delle parlamentari per ricordare l'importanza delle figure femminili all'interno dello statuto e dell'istituzione siciliana dal 47 ad oggi. Infatti abbiamo fatto questo lavoro di recupero per evitare che la storia di questa assemblea fosse parziale. Abbiamo, come dire, espresso l'ambizione di completarla, di renderla più appunto complessa nelle variegate rappresentanze maschili e femminili che questa assemblea ha esposto e ha naturalmente avuto. Non si tratta di grandi numeri, dicevo che fino al 2012 abbiamo avuto soltanto 25 deputate, una sola vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, l'onorevole Grasso Nicolosi, una sola assessore regionale appunto eletta tra i parlamentari. Si tratta di percentuali molto risicate, piccolissimi numeri, ma non la produzione legislativa, che invece è di grande interesse e che abbraccia diversi campi, in particolare il sociale, e con riferimento all'assistenza, alla salute e alla scuola, e anche ai diritti civili. Questa è un'assemblea regionale che per esempio ha legiferato in materia di istituzioni della parità in maniera anche antesignana rispetto ad altre regioni, con importanti esponenti del mondo sia del Partito Comunista sia della Democrazia Cristiana, ma anche di Forza Italia, in una trasversalità che ha prodotto secondo me anche una qualità legislativa che sta superando l'invecchiamento che normalmente anche le buone leggi hanno. Oggi siamo in presenza di una giornata all'interno della quale queste parlamentari ci ricordano che dobbiamo stare sempre dalla parte di chi soffre e naturalmente chi più delle donne violate, maltrattate, violentate soffre. Pensiamo oggi per esempio che forse quelle che stanno subendo la maggiore mortificazione della propria dignità, del proprio sé, sono le donne migranti, alle quali io rivolgo un pensiero e un sentimento affettuoso, consapevole della tragedia che stanno subendo, perché come tutti sanno, proprio alle donne migranti viene riservato un trattamento per l'attraversata di questo nostro mare Mediterraneo che è assolutamente che grava sulla loro fisicità, sulla loro psicologia, tant'è che arrivano profondamente corrotte all'interno. Ecco, quindi le istituzioni hanno il compito di stare vicine a tutti coloro i quali soffrono, a tutti coloro i quali soffrono, perché le istituzioni devono diffondere sostegno e fiducia ai cittadini. È proprio la sensibilità femminile che tante volte è quella marcia in più che dà sostegno e incoraggia chi soffre, quindi la donna al servizio delle istituzioni a volte può essere la marcia in più per raggiungere il livello, l'obiettivo massimale. Questo è quello che ci hanno consegnato le parlamentari che ci hanno preceduto nelle precedenti legislature. Un afflato verso comunità dove la lotta per il lavoro, la lotta per diritti, per scuole agibili, per scolari bisognevoli, per anziani in difficoltà. Questo è quello che ci hanno trasmesso ed è quello che abbiamo il dovere, dal vertice dell'Assemblea regionale all'ultimo dei 90 deputati, di fare nostro, proprio perché quella lezione non vada persa.